Buongiorno miei carissimi amici di Listino in Borsa Caccia di Dividendi. Oggi interessantissima statistica sulle 5 aziende che hanno avuto un maggior fatturato nel corso del 2020. Ho trovato un bellissimo articolo su Instagram che voglio condividere con voi per vedere quali sono le 5 aziende con un maggior fatturato nell'anno appena trascorso. Molto interessante vedere oltre al fatturato anche qual è stato l'utile. E secondo me avremo anche delle sorprese. Allora, posizione numero 5 per Apple con ricavi nel 2020, scusate se abbasso gli occhi, ma tutti i numeri non me li posso ricordare a memoria, ricavi del 2020 pari a 274 miliardi di dollari, in aumento rispetto al 2019 del 5,5%. E utile di 57 miliardi di dollari. Allora, che dire, ricavi veramente altissimi, però un utile pari a circa un quinto dei ricavi, quindi un utile veramente molto molto alto rispetto ai ricavi appunto di questa azienda. Anche l'utile è in aumento rispetto al 2019, in particolar modo di un 3,9%. Capitalizzazione di mercato oltre 2 miliardi di dollari per Apple. Posizione numero 4. Posizione numero 4, PetroChina. Ovviamente, come dice il nome stesso, per chi non la conoscesse, si tratta di una big oil, chiaramente cinese, quotata anche sul NYSE, quindi nel mercato statunitense. Però anche lei, chiaramente sotto l'occhio del ciclone, potrebbe anche essere delistata dal mercato a stelle e strisce. Ricavi nel 2020 pari a 379 miliardi di dollari, con però un utile netto di soltanto 4,44 miliardi. Quindi in questo caso circa un dollaro su 100 di ricavi è diventato utile. E rispetto al 2019 ha registrato ricavi in flessione del 3,5%, ma un utile in aumento di oltre il 95%, quindi utile quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente e una capitalizzazione di mercato di 111 miliardi di dollari. Procediamo però con la posizione numero 3. Allora, sull'ultimo gradino del podio troviamo Amazon. Amazon con ricavi per 386 miliardi di dollari, in aumento del 37% rispetto al 2019. L'utile è pari a 21 miliardi di dollari, in aumento, pensate, dell'84% rispetto al 2019. Un balzo veramente eccezionale dell'utile. E in questo caso vediamo come l'utile grosso modo è un ventesimo dei ricavi, quindi sicuramente un utile molto più basso rispetto a quanto registrato da Apple, una capitalizzazione di mercato di 1,643 mila miliardi, quindi in pratica diciamo 1.600 miliardi di dollari, capitalizzazione veramente altissima per Amazon. Posizione numero 2, secondo gradino del podio, Sinopec, altra società petrolifera cinese. In questo caso ricavi a 407 miliardi di dollari. Variazione negativa dei ricavi dell'1,8% rispetto al 2019, utile pensate di solo 6 miliardi di dollari, quindi più o meno in linea, diciamo, con la sua concorrente PetroChina, una capitalizzazione di mercato di 74 miliardi di dollari. L'utile anch'esso è aumentato, pensate, rispetto al 2019 del 16%, quindi tutto sommato, per queste due società petrolifere, conti un pochino in controtendenza rispetto a tutte le altre big oil, del mondo. Parliamo adesso della posizione numero 1 e posizione numero 1, Walmart. Per chi non la conoscesse, catena americana di supermercati
supermercati, fatturato in aumento nel 2020 rispetto al 2019 dell'1,9% e pari a 123 miliardi di dollari. L'utile più che raddoppiato, addirittura più 123%. Probabilmente il lockdown ha fatto molto bene ai conti di Walmart e l'utile è balzato a 14,88 miliardi di dollari, una capitalizzazione di mercato per questa azione di 407 miliardi di dollari. Allora, ditemi, avete avuto qualche sorpresa? Pensavate che la classifica poteva essere differente? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo presto. Un saluto da Lorenzo. A presto. Ciao.